Ben ritrovati con Santa Caterina da Siena, il, il dialogo della Divina Provvidenza in questa ultima parte della dottrina della verità, dove sta trattando del giudizio e del come non dobbiamo giudicare il, il prossimo, secondo quanto l'Eterno Padre sta chiarendo a Caterina. Questo avviene qualche volta forse per difetto di quella persona per cui hai pregato. Il fatto cioè che alle volte sia, eh, possa essere nella, nella luce e nella presenza di Dio, altre volte sembra essere nelle tenebre e lontano eh, da Dio. Ma il più delle volte non sarà per suo difetto, bensì perché io, eterno Dio, mi sottraggo a quell'anima, cosa che spesso faccio. Per condurla a perfezione, come ti ho detto spiegandoti degli stati dell'anima. Questa è diciamo, una, una legge ecco, della, della vita spirituale, della crescita spirituale, posso eh, dire superclassico: nel senso che negli, stadi, eh, di, negli stati di vita, nella crescita spirituale, ecco, Dio eh, appunto, si presenta o si sottrae. Con la sua presenza a quell'anima secondo, secondo la sua sapienza, cioè appunto dice per condurre, condurre un'anima alla perfezione. Potrò ritrarmi dal suo sentimento, sottraendole dolcezza e consolazione, ma non le toglierò la grazia. Perciò quella mente se ne resta quasi sterile, arida e sofferente. Io faccio sentire questa pena all'anima. Che prega per lei. Quindi eh, le, le famose aridità spirituali, ecco, dipendono dal fatto che Dio toglie il sentimento della sua presenza, il sentimento della sua dolcezza, il, il sentire il suo amore, ma non toglie la sua presenza attraverso la grazia. Mm. Solo che in questa condizione l'anima, appunto, vive quella che si chiama appunto l'aridità spirituale eh, e ne soffre eh, perché da, siccome prima aveva sperimentato una particolare dolcezza eh, della presenza di Dio in lei ecco, una volta che, gli, che le viene tolto questa, questo sentimento ecco, soffre perché gli sembra di aver perso Dio di aver perso tutto ecco però dice che grazie alla preghiera faccio sentire questa stessa pena dell'anima che si trova in una condizione di aridità in qualche modo ne partecipa anche colui che prega per quest'anima. Quindi c'è una condivisione, una compassione, eh, una, un partecipare eh, alla, della stessa condizione dell'anima che è provata eh, da questa aridità. E questo faccio per grazia e per l'amore che porto all'anima sulla quale cade l'orazione affinché chi prega insieme a lei l'aiuti a dissolvere la nube che le oscura la mente. L'esperienza anche dei santi no? e di tanti, c'è cioè, il bisogno di avere eh, una voce amica, no? che, la, che la rincuori, che la conforti, che le dica eh, no, vai avanti, eh, non, eh, non, 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 non sei perduta, eh, non sei... Non, non, non hai abbandonato Dio eh? e Dio non ti ha abbandonato, eh? sei nel momento dell'aridità, dell eh? però si ha bisogno di questo sostegno, conforto, di una, di una voce sapiente, amica. Così vedi, carissima e dolcissima figlia, come sarebbe da ignorante e degno di grande rimprovero il giudizio con il quale tu o altri a causa di un superficiale modo di vedere, attribuiste il vizio a quell'anima, solo perché io ho consentito che si mostrasse così tenebrosa. Ha invece visto che essa non è privata della grazia, ma del sentimento della dolcezza, col quale prima mi donavo a lei. Voglio dunque, e anche tu devi volerlo, e così gli altri miei servi, che vi dedichiate a conoscere perfettamente voi stessi, affinché con maggior perfezione conosciate la mia bontà in voi. Lasciate a me questo e ogni altro giudizio, perché esso appartiene a me, non a voi. Abbandonate il giudizio che è mio e attenetevi alla compassione, con fame del mio onore e della salvezza delle anime, e con ardente desiderio annunziate le virtù e biasimate il vizio. In voi e negli altri. Quindi sempre il medesimo eh, metodo e criterio possiamo dire. Ora ti parlerò della terza condizione alla quale voglio che tu presti attenzione e voglio che rimproveri te stessa se qualche volta il demonio o il tuo giudizio insufficiente ti causano questa molestia di voler che i miei servi vadano tutti per la stessa via che tu percorri. Questo sarebbe contrario alla dottrina a te donata dalla mia verità. Possiamo richiamare quell'espressione in San Giovanni eh, di Gesù, nella casa del Padre mio vi sono molte eh, dimore, quindi potremmo dire molte dimore, quindi molte eh, strade che conducono a queste dimore. La via eh, che è la verità e la vita è una sola, eh, però appunto la... E come concretamente viene percorsa, ecco, è personale. Quindi eh, l'Eterno Padre mette in guardia Caterina e noi dal voler eh, che tutti eh, seguano la stessa modalità, la stessa strada, facciano gli stessi passi, eh, pratichino la, in, alla stessa maniera eh, la, ciò che viene eh, indicato. Spesso accade infatti che vedendo molte creature procedere sulla via della grande penitenza, verrebbe voglia di spingerle tutte su quella medesima strada. E se si vede che esse non vi si incamminano, se ne riceve dispiacere e scandalo per se stessi, sembrando quasi che esse non agiscano bene. Ora vedi quanto è grande l'inganno, poiché sovente può accadere che agisca meglio colui il quale, facendo meno penitenza, sembra far male. E sia più virtuoso lui che non quelli che mormora di lui. E dobbiamo ammettere che è, anche in questo caso è molto facile eh, sbagliarsi e ingannarsi. Anche perché nel fare queste grandi penitenze, grandi rinunce, può nascondersi anche un grande orgoglio che è la peste più pericolosa da cui bisogna guardarsi. Ti avevo detto che coloro che si cibano alla mensa della penitenza, se non hanno vera umiltà, ossia se la loro penitenza non è il principale oggetto del loro amore né solo uno strumento di virtù, spesso essi finiscono con offendere la loro stessa perfezione a causa di questa mormorazione. Ecco perché non debbono essere ignoranti, ma capire che la perfezione non consiste solamente nel macerare e nel mortificare il corpo, ma nell'annientare la propria volontà perversa. Per questa via, quella della volontà annegata e sottoposta alla mia dolce volontà, voglio che tu desideri che tutti si incamminino quindi la mortificazione della propria volontà che può concretamente eh, es eh, esercitarsi in tanti modi. È questa la dottrina di luce di quel lume glorioso in cui l'anima, rivestita della mia verità, corre come innamorata. Perciò non disprezzo la penitenza, perché essa è utile a macerare il corpo quando questo vuole far guerra allo spirito, cioè se diventa esercizio appunto per mortificare la propria volontà. Ma non voglio, figlia carissima, che tu la consideri buona regola per ognuno. Non tutti i corpi sono uguali, né hanno la medesima forte complessione, perché l'uno ha natura più forte di un altro e anche perché spesso accade che la penitenza che si è incominciata, debba essere interrotta per diversi motivi accidentali. Se dunque vi fondaste sulla penitenza, sia nei confronti di te stessa, sia che tu la consigliassi agli altri, quel fondamento vi verrebbe a mancare e sarebbe perciò stesso imperfetto. Di conseguenza vi verrebbe a mancare la consolazione e l'anima resterebbe priva di virtù. Verreste così a privarvi di ciò che amavate e in cui avevate posto il vostro principio e vi parrebbe d'essere privati di me e vedendovi privati della mia bontà giungereste al tedio e a grandissima tristezza, amarezza e confusione. Così perdereste quell'esercizio e quella fervente preghiera che facevate con la vostra penitenza. E una volta che quest'ultima venisse sospesa per vari motivi accidentali, che possono sempre capitare, l'orazione non avrebbe più per voi il sapore di prima. Ciò accade perché il fondamento è collocato nell'amore della penitenza e non nell'insaziabile desiderio. Dico nel desiderio delle vere e reali virtù. Vedi dunque quanto male deriverebbe dal considerare il solo principio della penitenza. Se così fosse, sareste ignoranti e cadreste nella mormorazione contro i miei servi e perderreste a sentire tedio e molta amarezza e vi preoccupereste di fare soltanto opere finite, per me che sono bene infinito e dunque chiedo infinito desiderio. Questo è un tema eh, che percorre, eh, uno dei temi che percorrono l'opera lo, eh, del dialogo della Divina Provvidenza, cioè che eh, Dio chiede infinito desiderio e infinito amore. Quindi qualsiasi opera di bene alla quale rischiamo sempre di attaccare il cuore, rimane sempre un'opera finita. E se, non, e se non è radicata ed espressione di questo desiderio eh, di per Dio, eh, e di desiderio di mortificare la propria volontà, eh, quell'opera di bene eh, diventa un'opera di orgoglio. Ecco, Dio vuole infinito desiderio e infinito amore. Vi conviene dunque porre il fondamento nell'uccidere e rinnegare la volontà propria, e con la volontà sottoposta alla volontà mia mi darete dolce, affamato e infinito desiderio, cercando l'onore di me e la salvezza delle anime. E così vi sfamerete alla mensa del santo desiderio, che non si scandalizza mai né verso di sé né verso il prossimo suo, ma di ogni cosa gode e trae il frutto di tanti diversi e svariati modi che io dono alle anime. Non così si comportano i miserabili che non seguono la mia dottrina, cioè la via diritta e dolce datavi dalla mia verità, anzi fanno il contrario e giudicano secondo la loro cecità e il loro infermo modo di vedere. Perciò camminano come farneticanti, e si privano sia del bene della terra che del bene del cielo, e in questa vita gustano l'accaparra dell'inferno. Figlia carissima, devi riprendere i difetti in generale, e qui sta facendo un riepilogo, devi riprendere i difetti in generale e non in particolare, tranne il caso in cui per esplicita indicazione tu lo sappia da me, ma con umiltà, rimproverando te e gli altri nel modo che ti dissi. Per niente al mondo ti è lecito far cadere il giudizio su alcuna creatura né sulle persone in generale né su una persona particolare, entrando nelle intenzioni dei miei servi, per quanto bene o male disposti ti sembrino. Ti ho spiegato quale dottrina e quale primo fondamento devi dare a coloro che venissero a te per consiglio e volessero uscire dalle tenebre del peccato mortale per seguire la via della virtù. Tu darai loro come, come principio e fondamento l'affetto e l'amore delle virtù, nella conoscenza di se stessi e della mia bontà in loro. Essi mortifichino e anneghino la loro volontà affinché in nessuna cosa si ribellino contro di me. E, e infatti, anche l'esperienza no, eh, dell'uomo peccatore è proprio quella di. Come dire, siccome quello eh, non fa eh, o non segue la via che a me sembra buona, ecco che come dire, si, eh, si, si genera un atto di, 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 magari di rabbia e, o, e di ribellione: no? perché il fatto che eh, per questa eh, difformità eh, rispetto a quello che uno pensa o eh, intende e indica loro la penitenza come strumento e non come principale oggetto del loro amore. E nemmeno in modo uguale per tutti, ma a seconda che ciascuno è atto a sopportare in rapporto al suo Stato, chi poco e chi molto, per quanto uno può tollerare questi mezzi esteriori. Non ti è lecito far improvero se non in generale, e questo è vero. Non vorrei però che tu, nel constatare un palese difetto, credessi che non ti sia lecito correggerlo parlandone a tu per tu. Questo lo puoi fare. Se costui poi fosse ostinato e non si correggesse, puoi anche parlarne a due o tre persone. E se anche questo non giova, puoi rendere la cosa manifesta al corpo mistico della Santa Chiesa. Quindi riprende quella quei versetti nel Vangelo di Matteo no, che parlano appunto della correzione eh, fraterna, appunto, prindi, prima se apertamente una, un fratello ha uh, una cosa grave, ecco, riprendilo a tu per tu e se non ti ascolta uh, prendi con te due o tre persone perché siano di testimoni e se non, ancora non vuole ascoltare allora lo puoi uh, annunciare e, e denunciare nella, alla, nella comunità. Ora ti spiegherò quel che mi hai chiesto circa il segno che io do all'anima affinché conosca la visitazione ricevuta o mediante visioni o altre consolazioni che le sembri di avere. Quindi un criterio per riconoscere la bontà di una visitazione da parte di Dio. Il segno grazie al quale l'anima può conoscere se la visitazione venga da me o no è l'allegrezza. Che le rimane dopo la visitazione e la fame di virtù, quindi questi due eh, frutti, e questo specialmente l'anima è unta della virtù dell'umiltà vera e arsa dal fuoco della divina carità. Quindi, tra tutte le virtù, in modo particolare, l'umiltà e la carità. Ma poiché tu mi domandi se si può essere ingannati quanto al segno dell'allegrezza, e dici che se ci fosse questa possibilità ti atterresti al segno più sicuro che è quello della virtù, io ti dirò quale inganno è possibile così che conoscendolo tu potrai distinguere se l'allegrezza è o no secondo verità. Io voglio innanzitutto che tu sappia che la creatura dotata di ragione prova allegrezza quando possiede ciò che ama o desidera avere. E quanto più essa ama la cosa che possiede, tanto meno vede o si preoccupa prudentemente di capire d'onde quella cosa le venga, a causa del piacere che sente in quella consolazione. Infatti, l'allegrezza per aver ottenuto la cosa amata non lascia vedere liberamente, né sicura di distinguerne la provenienza. Così... Coloro che molto si dilettano della consolazione mentale, della consolazione interiore, eh, possiamo dire, e la amano, cercano le visioni e collocano il loro principale amore nel piacere della consolazione più che in me. Come ti dissi di quelli nello stato imperfetto, essi guardano al dono della consolazione ricevuta da me, che sono il donatore, più che all'ardore della carità con cui io gliela do. è qui che costoro possono essere ingannati nella loro allegrezza. Dopo che hanno concepito un grande amore per la consolazione, quando ricevono la consolazione o la visione, provano allegrezza indipendentemente dal modo in cui possono averla ricevuta. Si vedono infatti in possesso di ciò che hanno, e tanto desideravano avere. Spesso però ciò può venire dal demonio, e in tal caso essi proverebbero uguale allegrezza. Però io ti disse che quando l'allegrezza proviene dal demonio, la visitazione della mente giunge sì con allegrezza, ma lascia pena e inquietudine di coscienza, e l'anima rimane vuota di desiderio della virtù. Quindi l'allegrezza è certamente un, un segno, l'abbiamo visto, eh, ma non è quello, eh, potremmo dire, infallibile. Eh. Il segno invece reale della, che l'allegrezza, la, 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 la consolazione viene da Dio, è che c'è il desiderio della virtù, cioè il desiderio di crescere eh, nella virtù. In particolare, l'abbiamo visto, nell'umiltà e nella eh, carità. A volte l'anima potrà sentire questa allegrezza e con questa allontanarsi dalla preghiera. Se l'allegrezza infatti si trova senza l'ardente desiderio della virtù, se non è unta d'umiltà e arsa nella fornace della, di, mi, della mia divina carità, la visitazione e la visione e la consolazione ricevute vengono dal demonio e non da me, nonostante vi sia il segno dell'allegrezza. Quindi ecco un'altra conseguenza, è l'allontanamento. E poiché l'allegrezza non si accompagna all'amore della virtù, vuoi vedere chiaramente che essa viene dall'amore per la propria consolazione mentale. Questo è il vero motivo del godimento dell'allegrezza dell'anima, che essa si vede in possesso di quel che desiderava, è infatti condizione dell'amore quale che ne sia l'oggetto, il sentire allegrezza quando si ottiene la cosa che si ama. Non puoi fidarti del solo segno dell'allegrezza, anche se essa ti durasse per tutto il tempo della consolazione e anche più a lungo. L'amore ignorante non riconoscerebbe in quella allegrezza l'inganno del demonio, non essendo difeso da alcuna prudenza. Se invece avrà prudenza, si accorgerà se la sua allegrezza si accompagna o no con il desiderio della virtù. Questo è il segno che ti fa distinguere l'allegrezza che ricevi da me nella tua mente, secondo verità, da quella che potresti ricevere a causa del tuo amor proprio spirituale, ossia del desiderio e dell'affetto che potresti avere per la tua consolazione. Quindi l'amore la propria consolazione e questo è, può essere tragico. La consolazione che viene da me è unita all'allegrezza con l'amore della virtù, mentre la consolazione che viene dal demonio prova soltanto allegrezza e se ben la esamini vi trovi tanta virtù quanta ce n'era prima, perché manca appunto il desiderio eh, di crescere nella virtù. Possono essere tratti in inganno dal segno di questa allegrezza solamente quelle creature imperfette che prendono diletto e consolazione guardando più al dono che al donatore, quindi appunto amando la propria consolazione eh, piuttosto che colui che dà questa consolazione e che donandola la può anche. Coloro che schietamente, senza alcuna considerazione per se stessi, con ardore considerano solamente l'amore di me che dono e il dono per se stesso, e amano il dono per me che lo concedo anziché per propria consolazione, questi non possono essere tratti in inganno da tale allegrezza. Perciò è a loro subito chiaro che questo è il segno se il demonio talvolta volesse con inganno trasformarsi in forma di luce. E sotto questa parvenza mostrarsi alla loro mente, procurando grande allegrezza. Ma siccome essi non sono soggetti alla passione della consolazione nella loro, nella loro mente, con prudenza e secondo verità riconoscono il suo inganno. Infatti, non appena passata l'allegrezza, essi si accorgono d'essere rimasti nelle tenebre. Perciò si umiliano con vera conoscenza di sé, hanno in spregio ogni consolazione e si stringono nell'abbraccio della dottrina della mia verità. Il demonio, come confuso, raramente o mai più tornerà a quell'anima in forma di luce. Invece, quelli che amano la propria consolazione ne riceveranno frequentemente ma riconosceranno di essersi ingannati incontrando l'allegrezza senza la virtù, così che non usciranno da quell'esperienza con umiltà e vera carità, con fame di me, Dio eterno, e della salvezza delle anime. Quindi questo rimane appunto un segno decisivo, no? la, oltre che l'esperienza dell'umiltà e della carità, ecco, il desiderio... Di Dio, un desiderio più ardente di Dio e anche della salvezza delle anime, mentre potremmo dire: chi eh, è ingannato dal proprio amore per la propria consolazione, come dire, si contenta di essere lui nella consolazione mh, e non vive questo anelito, eh, questo tormento, l'abbiamo visto, della salvezza delle anime. Quindi la, la carità autentica e anche l'esperienza spirituale autentica eh, va eh, di pari passo con il desiderio che quante più anime possano partecipare eh, dello stesso bene, eh, che è Dio, e non si danno pace per questo. Ora, carissima figliola, ti ho spiegato chiaramente, e ho illuminato l'occhio del tuo intelletto sugli inganni che il demonio può tenderti. Ho anche soddisfatto il tuo desiderio rispetto a ciò che mi hai chiesto, perché io non disprezzo il desiderio dei miei servi e do a chi mi chiede e invito a chiedere. Molto mi dispiace colui che non bussa con spirito di verità alla porta della sapienza, cioè l'unigenito mio figlio, seguendo il mio insegnamento. Seguirlo significa già bussare per chiamare me, eterno Padre, con la voce del santo desiderio, con continue e umili preghiere. Io sono infatti quel Padre che vi dà il pane della grazia per mezzo di questa porta, che è la mia dolce verità. E talvolta per mettere alla prova i vostri desideri e la vostra perseveranza faccio mostra di non intendervi. Ma io in realtà vi comprendo e vi do quello di cui avete bisogno, perché vi do la fame e la voce con la quale mi chiamate. E vagliando la vostra costanza soddisfo i vostri desideri, quando sono ordinati e orientati a me. Ecco, non, non, non si dilunga su questo aspetto dove eh, il Signore ecco, sembra eh, non, non accogliere, eh, non ascoltare eh, le preghiere ecco per eh, spingere eh, l'anima a un desiderio più vero, più ardente, nell'anima che chiede. La mia verità vi ha invitati a chiedere, allorché vi disse chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco, la, Lo riporta il Vangelo di Matteo e anche di eh, Luca. Ti dico che voglio che tu faccia così, che mai allenti il tuo desiderio di chiedere il mio aiuto, né affievolisca la tua voce nel chiedermi di usare misericordia al mondo. E non cessare dal bussare alla porta della mia verità, seguendo le sue orme. Dilettati anzi sulla croce con lui, cioè con Gesù Cristo, mangiando il cibo delle anime a gloria e lode del mio nome e con amoroso affanno leva il tuo grido sulla morte del genere umano che vedi condotto a miseria così grande che la lingua tua non basta a narrarla. Ecco, Dopo il riepilogo, ecco, l'Eterno Padre come dire, sollecita eh, il grido della preghiera eh, di Caterina, di ogni anima che vuole seguirlo, appunto dicendo che non voglio che si... Eh, affievolisca la voce che mi chiede di usare misericordia al mondo. E questo eh, è, mh, contrassegna proprio là, il dialogo per cui prende, prende il nome, perché appunto il dialogo comincia con, le, con quattro petizioni, con quattro richieste. Che Caterina fa l'Eterno Padre e, e ogni parte che stiamo vedendo si conclude proprio con la sollecitazione da parte di Dio Caterina ma chiedimi di usare misericordia a cui segue appunto una preghiera eh, con la quale appunto Caterina chiede misericordia per un particolare aspetto, lo chiesto per la Chiesa, per il mondo, per se stessa, eh, per alcune circostanze particolari, ecco questo è. Lo, lo svolgimento della, del dialogo, e quindi in questa eh, botta risposta potremmo dire, tra eh, Dio, eh, l'Eterno Padre e Caterina, eh, che appunto segue eh, l'indicazione, lo stimolo eh, la, che l'Eterno Padre eh, le dà appunto di eh, chiedere chiedergli che usi, che lui usi misericordia al mondo. Ecco, a noi forse sembra un gioco, perché ci viene da pensare, ma Dio già conosce, Dio già sa cosa vuole fare, quindi perché chiede di, chiede di chiederglielo? Perché, perché si entra nel gioco dell'amore, perché appunto chiedendo aumenta il desiderio e aumentando il desiderio aumenta l'amore. Per Dio e questo, e questo gioco è quello che eh, a Dio interessa eh, stabilire con ogni anima eh, che lo vuole eh, servire e seguire.